Amici di Arizona TV, oggi festeggiamo i mille giorni della TV, della pesca, della simpatia e di tutto quello che ci circonda nel nostro mondo speciale di noi pescatori. Non potevamo festeggiare venendo... Venere, cioè siamo venuti a trovare Claudio Guicciardi. scusate ma mi viene il groppone perché abbiamo appena passato dieci giorni indimenticabili della nostra vita portando un argento alla nazionale italiana in un campo difficile come quello sloveno a Radece sulla Sava. Qua c'è il mio grande amico Claudio. Ciao a te. Grazie Claudio dell'ospitalità. Qua sono le dette. Grazie. Del, del lago, dei laghi di natura che sono comunque uno dei più bei posti per poter venire a fare delle gare con una grande ospitalità e una grande tranquillità in questi laghi e Altamente tecnici che Claudio dà una mano nella gestione e chi più di lui con un occhio sia da tecnico della pesca e di questa attività può dare dei consigli migliori. Penso che non ci sia nessuno in Italia che lo possa fare meglio di lui. Io ringrazio Teo primo come uomo, come persona e secondo non dietro a quello che ho detto prima, come compagno di nazionali e compagno di squadra. È un uomo. Che dà tutto per la squadra ed è una, una sincerità incredibile. Teo, con Teo ci conosciamo da una vita. Abbiamo affrontato questa avventura dei mondiali con lo spirito di un ragazzino, commu commuovendoci anche alla fine, perché comunque abbiamo portato un risultato, come ricordava lui, che è stato per l'Italia. E quando senti suonare l'inno italiano, la pelle d'oca, anche se sono 66 anni, mi, mi si raddrizzano i peli delle braccia. Parlo con emozione perché abbiamo vissuto una settimana di lavoro fortissimo. Gestire un gruppo così è stata una soddisfazione. La soddisfazione è stata comunque quella di poter trasmettere le nostre idee, i nostri pensieri, il nostro modo di pescare anche a persone che hanno una vita che fanno l'agonismo. La soddisfazione è stata grande. Avevamo di fronte una nazionale che è l'Ungheria che... Praticamente giocavi in casa, che sono talmente vicini, facevano le selezioni. Ci siamo guardati negli occhi con te e con i ragazzi e abbiamo detto abbiamo fatto il massimo di cui si poteva fare. Noi abbiamo, abbiamo passato una settimana a cercare di carpire tutti i segreti, no? Abbiamo messo a posto perché è giusto che la gente sappia anche i particolari. Abbiamo setacciato praticamente 20 litri per 5 persone in modo perfetto sia nelle prove che poi è nella gara stessa. Abbiamo cercato di interpretare la pesca dei nasi e la pesca dell'alborella, infatti abbiamo fatto un primo di settore pescando l'alborella, abbiamo pescato un paio d'ore l'alborella un po' tutti il primo giorno e poi abbiamo dimostrato di, di, di saper prendere anche questi pesci, a noi un po' sconosciuti, ma comunque eh, siamo stati all'altezza tut, di tutte le situazioni. Tutto questo ha creato un gruppo che diceva Claudio, ma io vado nei particolari ed è stato veramente una grande soddisfazione vedere delle persone come Rudy Frigeri che è il capitano della nazionale maggiore, e Gino Govi, oltre agli altri, Natali, abbiamo fatto diciamo, i capitani insieme nelle giovanili, che è un pescatore molto bravo, Zucchi con la sua mentalità diciamo, un po' da laghista, un po' lombarda ha dato sfoggio a una gran pescata di alborelle che gli ha fatto fare il primo. Abbiamo mescolato tutti questi valori in campo e siamo eh, Pieroni che è, è, ha sempre preso tutta la settimana eh, diciamo, i pesci che hanno preso gli altri ma non ha potuto pescare solo perché eravamo andati bene il primo giorno. Allora eh, eh, tirare via quell'equilibrio del primo giorno di 11 punti ci sembrava un po'... Diciamo azzardato proprio per il bene che vogliamo ai colori azzurri. Abbiamo dovuto scontentare Pieroni, ma che è stata una persona squisita e veramente all'altezza di tutti gli altri. Questo penso, Claudio, che è meglio sottolinearlo perché non è facile trovare cinque pescatori così disponibili. E poi volevamo ringraziare proprio la grandissima disponibilità di persone come Rudi e, e come Gino nell'interpretare la loro diciamo veste, quella di pescatori e non da tecnici. questo è una cosa che ci è piaciuta molto, ma quando si ha la nazionale azzurra volevo proprio spiegare questo perché la gente magari a volte ha delle notizie sbagliate, gli arrivano di riflesso delle cattiverie in generale, non di questa in questa occasione, ma quando tu hai la maglietta della nazionale... Tutti si remano dalla stessa parte, e questo penso che Claudio chiuda con questi ringraziamenti, come ha già fatto prima. Ma questa disponibilità di queste persone ci ha portato a questo risultato: che per noi un argento e un bronzo individuale con Zucchi è stato veramente un, una cosa molto bella, molto bella. Continuo il discorso che ha fatto, rientrando sul discorso del gruppo. Le scelte si sono sempre fatte ascoltando tutti. Certo, dopo i due capitani devono trarre le conclusioni e portare avanti la condotta di gara. A maggior ragione ringrazio ancora tutti i ragazzi, compresi i due capitani della Nazionale Maggiore, che hanno sempre chiesto come potersi muovere, non hanno fatto mai di testa loro, ma sempre quello che ha deciso il gruppo. Ricordo una cosa, abbiamo condotto un mondiale in una situazione atmosferica tutta particolare, perché sono piovuti, vento l'acqua torbida, quindi io che dire sono soddisfattissimo, soddisfatto del risultato ottenuto, ma soprattutto del lavoro della squadra, dell'umiltà che ognuno di noi ha messo a portare avanti questo discorso. Indossiamo la maglia della nazionale, la nazionale è una sola, non ha marchi, non ha niente, l'inno d'Italia deve suonare sempre al massimo, lo dico con passione, mi trema la voce perché sono così. Sia con i ragazzi 10-12 anni che ho passato che con questi qua che sono la Nazionale Veterani, però i Master, scusatemi, è stata una soddisfazione enorme. A 67 anni ho pianto come un bimbo piccolo. Grazie di tutto ragazzi, grazie. Però Claudio adesso ci divertiamo un attimo perché questo è la serietà, no? ma quanto ci è servito essere fiumaioli veri, come sei stato tu sui fiumi, che sei stato un maestro dei caster a peschiera, che hai vinto un mondiale e noi che siamo cresciuti nei fiumi, quanto ci è servito tutto questo? Guarda Teo, oh, stai, stai <ride> affrontando un discorso che io te l'ho detto da subito, dal primo giorno. La fortuna è stata che comunque nel nostro caso, io parlo nel nostro perché abbiamo giudicato i nostri, non mi azzardo a giudicare nessun altro, essere nati con la bolognese su un fiume, pescando in determinati modi, i pigo, i cavedani, le savette, aiuta, hai, a capire, eh? aiuta a capire tanto, quindi arrivi prima sulle cose che devi fare, sicuramente... E questo è un ringraziamento anche a te, perché comunque continuiamo ancora a fare queste pescate. A noi è come se su una percentuale, l'80 ci, ci ha aiutato eh. tanto. Ecco, questo poi è il DNA di Arizona TV, cioè il fiume è, è, è per spiegare ai nuovi pescatori o quelli che devono iniziare. E la pesca non ha età. Di conseguenza quando tu riesci a interpretare un po' l'acqua del fiume. Poi è tutto più facile, è come cominciare a, a, a imparare l'alfabeto per poi arrivare a essere eh, a 110 lode alla laurea. Ecco, questo è il DNA di Arizona TV, è il DNA diciamo, della, di, delle nostre giornate all'aperto che oggi siamo venuti con Claudio un attimino a pescare anche nel laghetto perché anche qua c'è tutta una storia, ci sono le sue tecniche, non ci sono pesche. Materiali, neanche al La... neanche albicocche. Neanche neanche <ride> le, le, le pesche materiali e non tecniche nella pesca non esistono. Anche se pescate col filo del 20, 100 kg di carpe, se non avete tecnica c'è sempre qualcuno che vi batte. Non dare mai niente per scontato. Ogni eh. competizione, ogni luogo di pesca, ogni tipo di pesca che vai a fare ha le sue regole, ha i suoi cambiamenti. Quindi devi sempre avere un po' d'umiltà cercando di capire nel momento al momento la pescata che devi fare anche sui carpodromi, questa è una cosa giustissima. Lui non lo traspare tanto, però posso dire che era emozionatissimo anche lui da certo, queste certo. competizioni. Assolutamente. Quindi, Assolutamente, medaglie ne abbiamo abbastanza, esatto. perché ne abbiamo tante, grazie alla federazione che ci ha dato tutte queste opportunità, non ci ha fatto mai mancare niente e anche loro fanno la loro parte e non piccola. E questo è un ringraziamento, certo è facile quando si vince e quando si è soddisfatti, però anche quando le cose non vanno per il meglio, e ormai sono anni che vanno bene e siamo contenti, bisogna, lo sforzo è, diciamo, è lo stesso, perciò questa specie di fiducia l'abbiamo ripagata con tutto quello che potevamo fare e anche come energie soprattutto. Non per ultimo, però, volevo dire anche questo, perché non è che mi ero dimenticato, un ringraziamento da Arizona TV, perché sinceramente è la prima volta che riesco a esprimere tutto quello che abbiamo svolto come lavoro e per far capire le persone. Grazie, Arizona TV. Grazie. Continuate a mandare le vostre foto, le vostre mail, che poi alla prossima puntata avremo un piccolo e grande segreto. Evento. Evento. Segreto evento. Da potervi radunare tutti insieme. Ma questo tutto alla prossima puntata. Arrivederci e grazie. Grazie Claudio. Ciao ragazzi. Ciao a tutti e grazie ancora.